Salve a tutti, e insomma andiamo avanti parlando di futuro lavoro in particolar modo, e per farlo introduco un filosofo che tutti conoscete, l'avrete visto per ogni dove, che è Diego Fusaro. Ciao Diego, noi ci sediamo, vai. Allora, come vi dicevo, lo conoscerete già, dunque non c'è bisogno di dire molto, però come sapete è un filosofo anomalo, perché ha una grossa presenza televisiva, anche è capace di divulgare, no, la filosofia, che notoriamente è materia per pochi, l'ha portata molto in giro, abbastanza a metà tra l'anacronistico e l'estrema attualità. Allora adesso andiamo a capire con lui quali sono i suoi punti di vista e le sue visioni. È anche direttore di un'associazione che si chiama Interesse Nazionale, che infatti è uno degli aspetti che andiamo a capire e a declinare in termini di lavoro, cioè l'aspetto di nazione oggi e che cosa significa. Diego, io partirei dal titolo di un tuo libro, tu hai scritto diverse cose, uno dei tuoi libri si chiama Il futuro è nostro. Nostro di chi? Grazie. Ma anzitutto partiamo dal presupposto che il presente finora è stato loro, cioè della classe dominante apolide finanziaria dei signori del mondialismo, che hanno finora gestito a proprio uso e consumo i rapporti di forza, essenzialmente portando via tutto all'altra parte, quella di cui dovrebbe essere il futuro nelle mie ricostruzioni storico-filosofiche. Quindi il futuro è nostro significa che il futuro deve essere del popolo, della classe dominata, degli oppressi, si può dire così, ossia di quella vasta e non coerentizzata massa degli sconfitti della mondializzazione, che sono essenzialmente i ceti lavoratori dimenticati dalle sinistre, la classe media imprenditoriale, anch'essa colpita a tambur battente dai signori del mondialismo mediante truffe legalizzate bancarie tramite l'usura del sistema del credito e quant'altro. Quindi occorre ripartire dal basso, da quella perché che viene il punto è il lavoro, cioè noi da qui ripartiamo, no? Nel senso, il discorso da qui iniziamo, anche un discorso visto che siamo attinenti anche al momento politico. Si è parlato tanto di destra e sinistra che non esistono più come schemi precostituiti perché non sono più attuali, ma forse in parte anche perché hanno fallito. Allora, possiamo dire che uno dei punti, il tallone d'Achille, il fallimento della sinistra è partito proprio dal lavoro, dalla rielaborazione del concetto di lavoro nella contemporaneità? Certamente, il paradosso sta tutto nel fatto che nel discorso pubblico delle sinistre si parla senza tregua di migranti, di femministe, di omosessuali, di vegani, ma non si parla mai di lavoro e di lavoratori, di oppressi e di sfruttati. È come se fossero usciti dall'orbita del discorso pubblico. Per questo, dal mio punto di vista, le sinistre, che erano in lotta contro il capitale ai tempi di Gramsci, oggi sono passate alla difesa integrale del capitale e della classe dominante. Questo è il paradosso, sicché occorre più che mai ripartire dal tema del lavoro, il lavoro come condizione di emancipazione sociale dell'uomo. Se tu, lo diceva anche Dostoevskij, se tu togli il lavoro a un uomo, l'hai ridotto a uno schiavo, non è più un uomo degno di una vita piena e completa. Però aggiungo un elemento in più su questo. Secondo te lo stesso discorso vale anche se lo lasci il lavoro a un uomo, ma è talmente sottopagato, e qui arriva il discorso della redistribuzione salariale, per cui comunque non ha più dignità? Perché questo è un altro dei paradossi. Cioè, a volte il lavoro c'è, ma dal punto di vista della remunerazione e della qualità di vita della persona è come se non ci fosse. Sì, è una strana epoca la nostra, in cui il concetto di lavoro si è a tal punto dilatato per cui chiamiamo inappropriatamente lavoro quello che più appropriatamente andrebbe chiamato sfruttamento, che non è affatto il lavoro, perché se no capite bene che anche coloro i quali trasportavano i blocchi di pietra con cui vennero costruite le piramidi in Egitto erano lavoratori, no? Erano schiavi evidentemente. Lo stesso dicasi di coloro che nella New Economy, questa galassia oggi imperversante, utilizzano forme che vengono chiamate contrattuali di lavoro, ma in realtà sono letteralmente sfruttati e sottopagati, sono costretti a lavori che non possono nemmeno essere definiti tali. Quindi occorre ripartire dal lavoro inteso come lavoro dignitoso, in cui ci si realizza e ci si obiettiva, direbbe la filosofia, cioè ci si realizza pieno nelle proprie oggettivazioni. Tutto c'era un dato infatti che volevo che tu mi commentassi, che mi interessava particolarmente, cioè quest'anno la rivista Forbes indicava appunto che l'82% dei ricchi del patrimonio è nelle mani di alcuni ricchi e l'1% della popolazione detiene il resto. Allora, oltretutto non sono mai nati così tanti ultramiliardari come negli ultimi anni. Questo elemento è decisivo anche a livello di qualità di vita per tutti gli altri. Cioè, mentre il capitale apparentemente aumenta, il benessere diminuisce.
Certo, poi se lo dice pure Forbes, che è la Bibbia del turbocapitalismo apolide, evidentemente non può essere una fake news. È quello che dicevo poc'anzi, ossia che si sta polarizzando ogni giorno di più la società. In alto abbiamo una classe apolide, finanzcapitalista, sradicata, che vive di rendita finanziaria, e che è sempre più ristretta, e in basso masse pauperizzate, precarizzate, che io chiamo il precariato, perché sono precarizzati nelle condizioni di vita e del lavoro, e che ingloba al proprio interno la vecchia classe lavoratrice e la vecchia classe media in fase di decomposizione. Sempre più si sta polarizzando la società, sempre più sta assumendo una struttura piramidale, ecco che ritornano le piramidi e il lavoro, che in realtà è sfruttamento, di cui dicevamo. Ma vogliamo immettere anche l'elemento generazionale come elemento di riflessione? Ne abbiamo parlato molto rispetto anche al discorso della famosa legge Fornero, che è stata molto discussa, e qualcuno rispetto a questo ha immesso l'elemento delle future generazioni, quanto sarà il debito che porteranno sulle spalle, ma viceversa oggi che possibilità reali hanno, quanto sono inserite nel mercato del lavoro così come strutturato, di cui abbiamo parlato finora, e quanto si sta sviluppando anche una latente guerra generazionale? Sì, direi che nell'essenziale oggi le nuove generazioni sono quelle che pagano di più sulla loro carne viva i processi esiziali di sfruttamento del lavoro flessibile. Il paradosso sta nel fatto che le nuove generazioni subiscono in silenzio. In altri tempi lo sfruttamento e la miseria oggi imperanti avrebbero cagionato 10 rivoluzioni russe e 20 rivoluzioni francesi. Invece i giovani subiscono in silenzio. Perché? Perché sono, io dico, destrutturati nella struttura lavorativa. Non hanno lavoro, sono sfruttati, sono ridotti a vivere a tempo determinato con vite da freelance, e sono però integrati nella sovrastruttura, cioè subiscono il dominio ideologico dominante, perché sono i figli della Erasmus Generation, della movida permanente, della globalizzazione infelice, dell'Erasmus come nuovo stile di vita cosmopolitico e sradicante. Dovendo tradurlo, si può dire che è come una generazione anestetizzata per alcuni versi, cioè come se con tutta una serie di bisogni indotti e di falsi miti che sono stati costruiti si fosse anche anestetizzato quello spirito di riscatto anche dal punto di vista umano-sociale? Certamente, i giovani oggi hanno la coscienza anestetizzata e vivono il loro essere mutili di futuro come se fosse qualcosa di irreversibile e immodificabile. Non esistono alternative, there is no alternative, secondo il mantra thatcheriano, o addirittura in maniera, direi così, con ebete euforia, come se fosse il migliore dei mondi possibili, perché è vero che non hai lavoro, se ce l'hai sei sfruttato, ma hai pur sempre accesso all'iPhone o alle nuove merci che la religione del capitale quotidianamente sforna a basso costo, con i sogni di alienazione rassicurante e confortevole. Ma nell'elemento generazionale e a sua volta anche nell'aspetto lavorativo incide anche l'elemento dell'istruzione, perché qualcuno dice che poi anche appunto la disuguaglianza parta dall'istruzione, dal fatto che non ci sia poi una reale possibilità di accesso agli strumenti culturali e a seguire al lavoro, in qualche modo un lavoro qualificato cosiddetto, lo chiamiamo così, nella generazione contemporanea. Certo che sì, è autoevidente, direi. Non è un caso che i signori della mondializzazione, con il loro clero intellettuale giornalistico di accompagnamento, stanno disgregando e cannoneggiando tutti i fondamenti della vita etica, dalla famiglia allo Stato, passando per gli enti pubblici come l'istruzione pubblica. Perché? Ma è molto evidente il perché. Perché la scuola è ciò che permetteva nel secolo appena trascorso di partire da un punto di vista di pari opportunità. Se tu disgreghi la scuola o la privatizzi integralmente, il che è lo stesso di fatto, stai negando le pari opportunità, stai creando un dislivello anzitutto a livello cognitivo, tale per cui le persone che non possono accedere alla cultura subiranno le loro catene senza bramare alcun riscatto. Ci troviamo tutti come nella caverna di Platone, prigionieri che non sanno nemmeno di essere in caverna e pensano di essere liberi, e di più amano le loro catene e sono financo disposti a battersi contro chi volesse liberarli e trarli fuori dalla caverna. La caverna è globalizzata oggi, intendiamo, cioè la globalizzazione è la grande caverna di Platone che tutti ci rinchiude. Questo è un meccanismo, secondo me, che richiama un po' a quello che invece nelle nuove tecnologie, no? Quando si dice le fake news e quelli che tentano di fare il cosiddetto debunking, cioè smentire le fake news, è un po' lo stesso principio, cioè coloro che cercano di liberarti da una situazione nella quale sei imprigionato malgrado te stesso,
fanno scattare un rifiuto. Certo, ma io ho coniato questa personalissima definizione di fake news, perché la neolingua le chiama così. La fake news è tutto ciò che va contro l'interesse dei dominanti, che hanno tutto l'interesse ovviamente a squalificarlo preventivamente come falso, fake e quant'altro, mentre invece occorre ripartire dalla narrazione contraria rispetto a quella dei dominanti. Loro la chiamano globalizzazione e massacro di classe verso i lavoratori e i piccoli imprenditori, lo chiamano libero mercato deregolamentato, significa libero cannibalismo in cui i più deboli soccombono, lo chiamano populismo, significa guardare le cose dal punto di vista del popolo e dal basso, lo chiamano complottismo, significa rispondere a un'altra narrazione rispetto a quella dominante. Quindi occorre ricategorizzare la realtà e, come mi piace sempre dire, pensare altrimenti rispetto al nuovo ordine che i pedagoghi del mondialismo ci stanno imponendo. Tu hai scritto un altro libro che si chiama Pensare altrimenti. Su questo libro tu parli di un pensiero alternativo in cui, tornando anche al nome della tua associazione, rimetti al centro il pensiero di nazione. Allora, come si fa a fare questa operazione oggi, essendo comunque contemporanei, moderni, cioè non rimanendo anacronistici e quindi scissi da quello che accade intorno e che è accaduto, avendo comunque un pensiero attuale? Certo, ma la mia associazione Interesse Nazionale ha come motto né mondialisti né nazionalisti. Occorre ripartire dalla nazione, ma non in chiave nazionalistico-imperialistica, né bisogna cedere al mondialismo, che è la disgregazione delle nazioni. Il vero internazionalista è quello che parte dal presupposto che le nazioni vi siano, se no non vi potrebbe neanche essere il nesso internaziones. Quindi occorre ripartire da un'idea solidale, comunitaria di nazioni confederate alla Kant, dove appunto il punto di partenza è nazionale. Perché? Perché la nazione oggi è l'ultimo fortilizio di difesa dei beni comuni e pubblici. Non esiste oggi realtà non nazionale che sia democratica. Ogni qualvolta si dice cedere la sovranità, più Europa, più globalizzazione, meno stati nazionali, significa meno democrazia. È quello che sta avvenendo oggi. Per questo gli ultimi sussulti di resistenza contro la mondializzazione li vediamo tutti a partire da nazioni che resistono. Pensate alla Grecia martoriata di Tsipras, pensate al Brexit, pensate a tutti gli entusiasmanti, da un certo punto di vista, momenti di spirito di scissione che partono dalle nazioni come unità di popoli che non si arrendono. Per cui la denazionalizzazione oggi portata avanti dai signori del mondialismo corrisponde non certo a un processo emancipativo, ma tutto il contrario. Togli la nazione e togli i diritti sociali, togli la nazione e togli la capacità di resistere alla mondializzazione, togli la nazione e produci sempre più pauperizzazione su tutto il fronte, togli la nazione e crei la competitività globale, che significa che tu, lavoratore di Ivrea o di Torino, dovrai competere con il lavoratore senza diritti in Bangladesh o in India, e quindi cosa accadrà? Dovrai congedarti anche tu dei tuoi diritti per essere più competitivo, dicono loro. Questo significa togliere le nazioni, portare avanti l'interesse dei dominanti. Diego, ero curiosa di conoscere anche una tua riflessione rispetto al PIL, no? Non si fa altro che parlare di questo PIL come se fosse il parametro decisivo per qualificare la vita e la produttività di una nazione. Però in molti iniziano a polemizzare rispetto a questo, dicendo che insomma è un parametro abbastanza così opinabile dal punto di vista della reale traducibilità in singoli individui e in qualità della vita. Tu di questo che cosa pensi? E anche rispetto ai parametri fiscali, a tutti quei numeri che apparentemente dovrebbero testimoniare il benessere di una nazione. Ma io dico questo, che è perduta un'umanità che calcola il proprio futuro, la propria felicità in nome del PIL. È del tutto evidente questo. La felicità non si calcola secondo il PIL. Oggi siamo vittime di quello che Gramsci chiamava il cretinismo economico, cioè ricondurre tutto a cifre, calcoli, numeri nel regno alienante della quantità. Io credo che questo non sia la soluzione, ma sia anzi il problema. Occorre congedarsi da questa visione e tornare a proporre altri valori, non calcolabili, non quantificabili, come la solidarietà, l'idea di comunità, di appartenenza a un progetto comune, l'idea dell'essere insieme, di riscoprire alcuni valori che oggi l'anarchia tecnocapitalistica, competitivista e mondialista sta disgregando, o meglio sacrificando, sull'unico valore rimasto, quello del PIL, della crescita infinita, nel paradosso poi che viviamo in un ecosistema finito, capite bene, che noi stessi siamo finiti. I greci, molto più saggi di noi, chiamavano gli esseri umani immortali o ibrotoi. Noi siamo mortali, viviamo in un mondo finito, siamo noi stessi finiti. Qual è il senso di crescere illimitatamente? Un paradosso
da cui dobbiamo liberarci. Infatti, il prima possibile. Purtroppo non avremo infinito tempo, ma c'è il paradosso della felicità, anche così chiamato, che è quello che poi ti fa credere di essere più felice arricchendoti sempre di più, quando in realtà poi è una spirale senza soluzione di continuità, perché no? Certamente, ed è la cosa più contro natura che vi sia. Il paradosso della crescita infinita è che, come dire, non ha mai un termine. Ogni tappa è provvisoria in vista della successiva. Abbiamo smarrito l'idea del limite, della finitudine. Pensate, per i greci questa idea dell'infinito era una condanna. Tutte le condanne inflitte dai divini ai mortali erano all'insegna dell'infinito, no? Prometeo, il cui fegato viene illimitatamente divorato dalle aquile, Tantalo che illimitatamente cerca di estinguere la sua sete e non riesce mai, Sisifo che illimitatamente riporta il macigno in cima. Per noi invece, nella società del tutto senza limiti, del life is now, deve essere tutto immediatamente godibile e tutto infinitamente rilanciato in avanti, secondo il mito della crescita infinita. Diego, siccome abbiamo quasi finito infinito il tempo, io voglio chiederti un'ultima cosa che secondo me è interessante, in generale in questo momento storico e politico anche. Cioè, questa è una fase di interregno, perché c'è, appunto, esistono le nuove tecnologie, potenzialmente si stanno sviluppando moltissimi lavori, professionalità nuove e diverse, ma serve un tempo, c'è un tempo fisiologico, storico, perché questo accada. Nel frattempo le persone hanno bisogno di essere sostenute, supportate, e qui si inserisce anche il dibattito che stiamo portando avanti sul concetto di reddito, che sia di cittadinanza, di inclusione. Ecco, tu rispetto a questo momento storico di passaggio, che cosa pensi? Io penso convintamente che tutta la nostra sofferenza oggi, 2018, scaturisca dal fatto che il vecchio sta morendo e il nuovo non riesce ancora a nascere. Quindi siamo in una fase di sofferenza lacerante da un certo punto di vista, che dobbiamo gestire, certo senza mai dimenticare i grandi ideali, no? Itaca per Ulisse, certo, ma per noi l'idea di una società emancipata, viaggio, ma nel presente dobbiamo gestire le sofferenze, cercare di limitare e contenere i deliri del tecnocapitalismo denazionalizzante, anche di cui dicevo, accompagnare il cambio di epoca, no? Esattamente, quindi il vero punto di vista, questa è la vera sfida per il presente, sta nel guardare dal basso, abbandonare lo sguardo dall'alto che santifica sempre solo i rapporti di forza a beneficio dei mondialisti, e provare a guardare dal basso, cioè dal popolo pauperizzato, precarizzato, che ha le sue esigenze fondamentali. Ora è del tutto evidente che per il popolo l'esigenza primaria è avere un salario dignitoso, un lavoro, la possibilità di farsi una famiglia, di essere curato se sta male, tutto il contrario del programma delle sinistre finora portato avanti, che è un programma che fa come se il popolo non esistesse, no? È un programma di totale oblio dello strato sociale. Di più, il popolo viene anche diffamato, come populista, xenofobo. Le sinistre oggi io le definisco, per rovesciare il loro lessico, demofobiche, cioè odiano il popolo, sono demofobiche, odiano il popolo è populista, xenofobo, è degno di essere contestato. Invece bisogna essere, per usare un'altra espressione greca, demofili, cioè bisogna amare il popolo, perché siamo popolo, noi stessi del popolo, e Diego, la noi abbiamo finito il nostro questo tempo, la giornata dovrà andare avanti in quanto esseri finiti, come ci hai ricordato, abbiamo anche finito il tempo, quindi grazie e un caro saluto a tutti, vi lasciamo al prossimo argomento, grazie a Diego Fusaro.